Tutti, benvenuti a questo incontro del PUG Roma. Io sono Massimiliano Arione, uno dei coordinatori insieme ad Andrea Gian Antonio che è qui con noi del PUG Roma. Questa sera abbiamo un ospite del PUG Romagna che è Nicole Bartolini, a cui abbiamo lasciato questo ingrato compito di fare l'introduzione del talk di stasera. A te, Nicole. Grazie Max, e intanto ciao a tutti. Come ha detto Max, sono Nicole del PUG Romagna, che vi invito a seguire. E suggelliamo questo gemellaggio col PUG Roma, un po' il nostro zio più grande, e con questa mia intro mi prestata appunto al PUG Roma. Che cos'è il PUG Roma? È un gruppo di sviluppatrici e sviluppatori web che lavorano principalmente in PHP, ma non disdegnano le altre tecnologie. La cosa più importante è quella di sviluppare bene, quindi l'obiettivo del PUG Roma e di tutti gli altri PUG è quello di condividere e parlare di best practice, tecniche di programmazione, metodologie di sviluppo, design pattern e anche altri linguaggi che non sono prevalentemente PHP, insomma siamo gruppi flessibili. Il PUG Roma si incontra solitamente l'ultimo martedì del mese, c'è un canale Slack dedicato dove ci si può incontrare, c'è ovviamente il gruppo Meetup da cui vi siete iscritti per partecipare. E come PUG facciamo parte dell'organizzazione GRUSP, quindi il gruppo utenti sviluppatori PHP italiani, che ovviamente vi invitiamo a seguire e grazie al quale abbiamo un po' di scontistiche, un po' di gadget con la nostra partnership. Di che cosa parliamo questa sera? Intanto con il famoso Fabio Cicerchia, che conoscete tutti e che è qui con noi in call. Intanto grazie Fabio, benvenuto. Parliamo di disaster recovery, quindi come salvarsi da un disastro. Cosa potrebbe capitare alla nostra infrastruttura, come gestirla in maniera veloce spendendo poco, principalmente se parliamo di infrastrutture piccole e infrastrutture casalinghe. È un argomento che mi tocca molto visto che sono reduce da un incident in produzione, quindi non vi rubo altro tempo e lascio, direi, continuare Fabio con il suo talk. Quindi in bocca al lupo e buona presentazione. Grazie mille Nicole per la presentazione. Iniziamo subito. Ciao a tutti, oggi parleremo di disastri. Nello specifico vedremo come poterli affrontare al meglio sulla nostra infrastruttura, piccola o grande che sia, e come poterci insomma, approcciare a varie tecniche e metodologie sui vari livelli dello stack. Mi presento, sono Fabio Cicerchia, sono un cloud engineer, ex programmatore PHP che frequenta il PUG Roma ormai da svariato tempo. E andiamo diretti al sodo. Quindi abbiamo già visto tutti quanti questa immagine e purtroppo è successo recentemente che la factory di OVH è andata in fiamme e con questa sono andati in fumo tutti i server, tutti quanti i siti ostati su questo data center. Però questo non è l'unico incidente che ci è capitato nel corso del tempo, o che magari vi è capitato, spero di no, però insomma questo ha visto un po' tutti quanti da vicino, e quelli che ovviamente hanno delle piccole infrastrutture che non si basano su grandi cloud provider, però comunque sia ci ha fatto riflettere un pochino. Cosa possiamo imparare da questo episodio? Che non bisogna mettere tutte le nostre energie in un singolo punto, perché come single point of failure prima o poi verrà meno anche per 5 minuti e quindi ci troveremo poi a dover affrontare lo scomodo task di dover ripristinare tutto quanto. Però diciamo che questo episodio non è tanto quanto se succederà, a me non è successo, non capiterà mai, quindi io sono tranquillo, sto su AWS o sto su Google Cloud o su Azure, quindi loro sono dei big player, sicuramente sono protetto. I disastri succedono a tutti, è solo una questione di tempo. Quando accadrà il prossimo disastro? Quando mi crollerà l'infrastruttura? Quindi è meglio non essere colti di sorpresa a riguardo.
Perché i disastri possono essere dietro l'angolo, può esserci lo squalo che ci rompe la dorsale, può crollarci un rack intero per terra e si rompe tutto. Abbiamo visto anche che ci sono delle situazioni in cui non è soltanto di infrastruttura, ma anche attacchi ransomware. Purtroppo questi attacchi sono sempre più frequenti e mandano anche in fallimento varie aziende, quindi uno deve essere pronto all'evenienza. Non è sempre ovvio e scontato questa tipologia di disservizio, però è bene premunirsi e saperlo in anticipo. Può succedere che Cloudflare vada giù perché c'è stato un conflitto su un altro provider su cui si basavano e quindi iniziano a puntarsi il dito l'un l'altro, non si capisce qual è il problema e quindi mezzo internet va giù, quindi non solo il vostro sito ma anche altri. Oppure può darsi che, visto che voi avete detto che eravate tanto al sicuro su AWS, arriva una persona e fa saltare in aria l'intero data center. Per fortuna non è successo, però l'idea c'era, quindi uno deve un attimo premunirsi. Oppure può succedere che uno sviluppatore purtroppo ha cancellato l'intero database, quindi ha perso tutto quanto parte dei dati dell'infrastruttura. Purtroppo succedono errori manuali non bisogna sottovalutarli perché purtroppo siamo umani e come umani pecchiamo ogni tanto, quindi meglio essere cauti su questo. Oppure può succedere che per un errore di configurazione il vostro server web viene inondato di traffico inaspettato perché non ve lo aspettavate e basta ad esempio un problema come il cache stampede che vi inonda il server di richieste perché è scaduta la cache, quindi tutti gli oggetti sono scaduti nello stesso momento e voi vi ritrovate il server bloccato. Oppure è successo anche a Google. Google purtroppo tempo fa ha avuto un grande disservizio e tutti i servizi erano down. Però se succede a loro, figuriamoci a noi, quindi noi comuni mortali che ostiamo i nostri piccoli sitarelli su cloud minori. E è successo a GitLab, per sbaglio hanno cancellato il database anche loro e per recuperarlo ci hanno messo un po' di tempo, non è stata un'operazione immediata. Quindi sono qui a mostrarvi i vari step che ho intrapreso per potermi mettere al riparo, perché anch'io mi sono sentito vulnerabile quando ho visto il data center di OVH in fiamme. Ho detto, io però ho un sito piccolino su DigitalOcean, non ci faccio i soldi perché comunque sia è un sito informativo, un portfolio, quindi ho detto, ok, però se va giù ho anche altri siti, magari sfrutto l'occasione per fare un piccolo upgrade alla mia infrastruttura e con il contempo mi imparo nuove cosettine. E sono qui, insomma, per condividere questo viaggio che ho fatto con voi e magari darvi qualche spunto utile. Come dicevo, vi ho mostrato la slide precedente che diceva come ho aumentato l'infrastruttura e quindi ho deciso di andare sul multi-cloud, quindi dividere quanto più possibile e ridurre i vari single point of failure. Questa era la mia infrastruttura all'inizio, semplice VM hostata su DigitalOcean con tutto quanto dentro, Nginx, MySQL e Node.js. E lo gestivo tranquillamente con Ansible, quindi nulla di trascendentale. Però poi ho detto ok, facciamo un upgrade e quindi l'ho trasformata in questo. Due VM su Etzner, uno storage bucket su S3 di AWS, logging su Azure utilizzando il servizio logs.io. E ho iniziato a migrare tutto quanto verso i container, quindi non più tutto quanto installato sulla stessa macchina, ma a container, e questo mi permette di poter scalare molto più facilmente e in futuro migrare anche eventualmente a Kubernetes, per esempio.
Quindi questi sono i vari passi che ho seguito finora per effettuare il mio upgrade dell'infrastruttura, ma più o meno questi step sono comuni quasi tutti a qualsiasi scenario. Quindi dobbiamo mettere in sicurezza subito il database, perché è la fonte di verità più assoluta che deve essere preservata. Poi dobbiamo mettere al sicuro lo storage, quindi tutti quanti i dati salvati su file system, che possono essere avatars caricati dagli utenti, documenti vari, quindi qualsiasi cosa che possa esserci stata un upload nel corso del tempo e che è strategizzato su file system. Quindi non solo file applicativi, anzi i file applicativi ci interessano poco perché dovrebbero essere versionati su Git, quindi quelli li abbiamo già pronti da parte. Poi ho fatto un passaggio sulla ridondanza del database, quindi da un'istanza singola su una macchina sono passato a un cluster, potrebbe essere un master-master o un master-slave, poi veniamo nel dettaglio. Poi sono passato a ridondare quindi lo storage su più nodi, ho ridondato anche i server web, sarebbe buono anche ridondare il DNS in modo da avere una sorta di fallback. E poi andremo a vedere a fine del talk l'impatto sulla bolletta finale, e come poter gestire le configurazioni manuali, come poter redigere un disaster recovery plan, così in caso di evenienza sappiamo già subito quali sono gli step da eseguire. E poi come poter fare un po' di fine tuning sulle ottimizzazioni con i vari provider che abbiamo utilizzato. Disclaimer, ho scritto anche un ebook a riguardo dove ci sono molti più dettagli rispetto a quelli che si possono trovare sia sul mio blog sia in questo talk, e ci sono esempi vari, dettagli, configurazioni che si possono riutilizzare, c'è anche un repository Git con tutte quante le sorgenti e è gratis, quindi potete scaricarvelo gratuitamente e vederlo nel dettaglio. Ok, iniziamo con il database. Come mettere in sicurezza i nostri dati? Possiamo usare prevalentemente due soluzioni, MySQL Dump o Extra Backup. Uno lavora in modo da generare dei file in SQL e l'altro lavora in modo binario, che fa la copia fisica del file system e la mette in una cartella di export. Dovremmo definire anche delle policy, quindi RTO e RPO, che significano Recovery Time Objective e Recovery Point Objective. Uno indica quanto tempo indietro possiamo andare con i dati, quindi quanto siamo in grado di accettare una perdita di dati nel nostro database, quindi se noi facciamo dei backup giornalieri, al massimo potremo perdere un giorno di dati. Se invece li facciamo orari, la nostra finestra temporale si restringe a perdere dati al massimo per un'ora di tempo. Mentre invece il Recovery Time Objective è per definire quanto tempo l'infrastruttura può stare in disservizio, quindi quanto tempo non abbiamo disponibilità per erogare dati ai nostri utenti. Potremmo fare delle rotazioni di log, quindi generare dei backup ogni giorno, ogni ora, ogni settimana e ruotarli, quindi ci risparmiamo spazio sul disco e al tempo stesso abbiamo uno storico, quindi una cronologia dei backup. In questo caso io ho utilizzato Log Rotate, è abbastanza comodo e semplice da configurare, con una script simile a quello che vedete posso configurare un backup giornaliero con una rotazione settimanale e crearlo con il comando classico di MySQL Dump, comprimerlo con gzip e salvarlo nella cartella var backups. E questo ovviamente gira in locale, quindi gira sul nodo database che abbiamo configurato. Potrebbe girare da altre parti, in questo caso l'ho configurato sulla macchina locale, quindi è bene ricordarsi di spostare quei log altrove, poiché se la macchina viene distrutta o perdiamo accesso a quella macchina, perdiamo anche accesso al database e non è buono, insomma, perderci i backup. Quindi una pratica buona è salvarci i backup da altre parti, sia su copia locale, quindi offline, sia da altri storage, che potrebbero essere ad esempio un bucket S3 o altre tipologie di storage remoto. Quindi, come vi dicevo, salvo su S3, su un bucket remoto, su un altro cluster proprio,
IMI file dei backup, così posso anche fare il provisioning su una nuova macchina, su un nuovo database, scaricandomi direttamente l'ultima copia remota. Come dicevo, se ho un local storage, quindi se me li salvo in locale, magari posso sincarmeli su più nodi di storage, quindi se ho un file system distribuito posso replicarlo su altre macchine, sempre per facilità, per fare il provisioning di nuovi nodi. Quindi alla fine ho tre backup, no, uno remoto, quindi su S3, ne ho uno offline in locale su un hard disk esterno e ho quello locale online sul nodo stesso, quindi è molto più veloce da ripristinare perché il file è direttamente lì sulla macchina. Questione di sicurezza, quindi per buona pratica è sempre meglio codificare, criptare in questo caso il database utilizzando delle chiavi pubbliche o private in modo che riusciamo a rispettare i requisiti della GDPR. E quindi per ogni file, in questo caso io mi sono fatto una chiave random, tipo one time password, e l'ho salvata remota, a sua volta codificata, quindi criptata, e ogni backup, se dovesse essere compromessa la chiave, non è un problema perché la distruggo e ne ricreo un'altra e nessuno può accedere a quel backup o a quei backup poiché ho fatto rotazione di chiave, quindi sono sicuri, protetti, la GDPR è a posto e siamo compliant. Ovviamente dobbiamo poi ripristinare i backup, quindi un backup non è mai valido finché non lo testiamo, quindi fare i backup ma non testarli è come non averceli. Dobbiamo fare delle prove per capire come poter ripristinare i dati e verificare la validità e la genuinità del backup stesso. E però questo qui poi lo vediamo nella parte riguardo al disaster recovery plan. Mettiamo in sicurezza anche lo storage adesso. Quindi facciamo delle copie di backup locali o su hard disk esterno, perché dobbiamo preservare tutti quanti i file che abbiamo caricato nel corso del tempo o che sono stati caricati dai nostri utenti. Perché non possiamo farlo offline? Perché sarebbe troppo dispendioso poi dover ricaricare un'altra volta online tutti quanti, si parla di giga o di tera, diventa veramente lento. E quindi è meglio utilizzare uno storage esterno online, quindi su cloud, in modo che possa anche essere montato come file system locale per poter dar modo di garantire continuità del servizio. Opzione numero 1, possiamo utilizzare una VM remota come storage, quindi se abbiamo una macchina remota su cui possiamo agganciarci un file system aggiuntivo, ben venga, così abbiamo più spazio e possiamo spostare i file facilmente. Per esempio sono soluzioni tipo TransIP o Alpha VPS che offrono nel loro piano tipo 2 tera di spazio a un prezzo abbastanza accettabile e così possiamo migrare tranquillamente o utilizzarli anche come storage aggiuntivo, magari possiamo metterli in cluster tutti insieme. Oppure possiamo utilizzare uno storage nativo, cloud native, per esempio AWS S3 che fa da bucket storage. Molti degli esempi che faccio sono basati interamente su AWS, però possiamo tradurre tranquillamente su Google Cloud Platform o Azure o altri. Quindi possiamo spostarli e salvare il nostro storage come storage class in modo che sia con accesso infrequente, così paghiamo di meno sullo storage che andiamo ad utilizzare. E diciamo ci sono anche altre soluzioni, per esempio c'è anche Scaleway che ci permette di pagare circa 2,5 euro a terabyte, però sono tutti quanti piccoli esperimenti che ognuno deve fare per trovare la propria dimensione. Se siamo già su AWS magari non ci vorremmo spostare su un cloud esterno, però l'opzione multi cloud consideriamola, teniamola sempre presente, che è sempre ottima. Ovviamente, come abbiamo visto, per il database dobbiamo fare delle prove di ripristino, non basta soltanto backupare, perché poi quanto tempo ci vuole per ripristinare un intero file system?
Siamo sicuri che non ci siamo persi nessun file? E i permessi? Come possiamo gestirli? E questo poi vedremo sempre nel piano di disaster recovery, come poterlo affrontare. Passiamo alla ridondanza del database. Ridondanza del database, ovviamente io avevo un nodo solo con una istanza di MySQL configurata e ovviamente se qualcosa va storto crolla l'istanza, quindi facciamo sì di avere almeno un master slave attivo. Norma vuole che ci siano 3 nodi in ogni cluster per garantire anche continuità in caso di manutenzione. Tiro giù un nodo, faccio i miei aggiornamenti, il cluster ha comunque sia 2 nodi attivi che riescono a garantire un po' di respiro alle richieste in corso, così che un nodo non vada in sofferenza se fosse soltanto 2, e poi a rotazione vengono aggiornati tutti quanti, quindi la norma è averne 3. Nel mio caso, avendo un sito abbastanza piccolino, ho detto che okay, bastano 2, però li voglio master-master, perché voglio avere ridondanza da tutte e due i parti, quindi tutte e due i data center, perché poi li ho distribuiti uno in Finlandia e uno in Germania. Smisto il traffico e quindi ogni data center ha il suo database locale, quindi poi verranno in sync, l'hanno messi in sync e si scambiano i dati tra di loro. Quindi se parte del traffico va in Germania, il traffico che passa per la Germania poi viene propagato anche a quello che sta in Finlandia e viceversa. Se arrivano delle richieste in Finlandia e fanno operazioni sul database che non siano soltanto letture, vengono poi propagate anche al data center tedesco. Quindi dobbiamo fare un nuovo nodo. Se io ho un nodo singolo, me ne clono e lo faccio un altro, quindi ci sono vari modi per poterlo fare. Posso tranquillamente clonarmi la VM e poi riconfigurarla mettendoci il cluster MySQL, oppure potrei direttamente configurarne una da zero soltanto per avere l'istanza di MySQL. E poi, una volta che ho 2 istanze, 2 nodi MySQL, devo iniziare a definire qual è la mia policy. Smisto il traffico tra i 2 data center come ho fatto io, oppure mi metto un load balancer davanti e smisto il traffico a sua volta, quindi invece di avere 2 data center che usano il database locale, invece che avere un load balancer che possa essere per esempio un HAProxy in modalità TCP per smistare le varie connessioni o un proxy SQL, va un attimo deciso in base all'evenienza. Proxy SQL è molto valido, richiede un po' più di configurazione poiché è un altro nodo aggiuntivo che si aggiunge al cluster, però dà anche la funzionalità extra di cacheare le richieste SQL, quindi se cacheo delle richieste non arrivano direttamente al nodo finale e quindi risparmio in banda, risparmio in velocità e anche carico sui server. Ovviamente tutti questi esempi hanno dei link nelle slide e da lì si può approfondire maggiormente come poterli configurare nel dettaglio. La sicurezza sul database riguarda più che altro la replica, quindi ho configurato connessione SSL con certificato in modo che lo scambio dei dati tra i 2 nodi venga in modo sicuro e stessa cosa la connessione con col client è sempre tramite certificato, quindi ho aumentato di più la sicurezza sulla connessione. Andiamo adesso a vedere la ridondanza sullo storage, come ho gestito la replica dei dati. E possiamo utilizzare storage distribuiti, quindi tipo Ceph, GlasterFS, ZFS, però sono un po' time consuming, quindi per il mio piccolo sitarello non vale la pena configurarmeli per adesso. Poi quando uno organizza un storage più distribuito ha sicuramente senso e nel lungo periodo sicuramente pagano, quindi conviene investire un po' più di tempo per configurarli, così poi nel futuro si ritrovano già a gratis queste configurazioni pronte.
e qui vi riporto dei link come poter configurarli ogni distribuzione sulla vostra macchina Linux, che spero che abbiate Linux. E altrimenti la soluzione che ho fatto è il buon vecchio RSync, quindi mi migro i dati da una macchina all'altra, semplicemente RSync, perché non ho grandi volumi, pochi mega di dati salvati su file system, quindi non ho caricamento di avatar o PDF o quant'altro, giusto un paio di WordPress con qualche immagine che viene caricata di tanto in tanto. E quindi diciamo questa soluzione per adesso mi garantisce di avere ridondanza e sta tranquillo che i dati vengono replicati in tutte e due i data center. Ovviamente sicurezza, l'unica cosa che ho fatto qui è configurare le varie porte per poter comunicare con RSync e bloccare gli accessi soltanto ai due nodi. Quindi soltanto quei due nodi possono parlarsi tra di loro e possono parlarsi soltanto se accedono con determinati utenti, ovviamente tramite chiave, quindi mai tramite password, mai. Andiamo a vedere come ho ridondato il web server. Soluzione numero 1, mi duplico la VM, quindi tante piattaforme cloud o non hanno la funzionalità di clic e duplico, quindi faccio lo snapshot in tempo reale a caldo senza spegnere la macchina. Me la clono, la ritiro su, la riconfiguro magari cambiando hostname o MAC address e ho la mia macchina pronta a servire traffico web duplicandola. Oppure potrei, visto che siamo nel 2021, iniziare a usare i container. Quindi perché dovermi gestire tutto quanto a mano con Ansible, riconfigurare i miei Nginx e quant'altro? Utilizzo i container, almeno così faccio un bel cluster magari con Docker Swarm, visto che è molto semplice da configurare, e migro a una tecnologia abbastanza recente, anche se poi Kubernetes l'ha surclassata e tra l'altro ha dismesso anche il supporto per Docker, quindi tanto nuova non è. Quindi, come dicevo, Docker Swarm è la soluzione che ho adottato e, come dire, sono partito dal primo nodo, quindi non ho creato subito un secondo nodo. Ho configurato tutto quanto, ho migrato tutto quanto infrastruttura a container, li ho fatti girare sulla singola macchina e solo dopo ho aggiunto un altro nodo per essere sicuro che tutto quanto funzionasse. Ci sono varie soluzioni, varie immagini che si possono trovare nel Docker Hub, che sarebbe il repository di tutti quanti i container. Io ho scelto le Bitnami perché sono abbastanza stabili e testate. Però ovviamente ci sono varie soluzioni. Si può usare la classica immagine ufficiale del prodotto, oppure si possono fare altre custom. Tutto quanto si basa su immagini hostate su Docker Hub, ma potremmo anche farci le nostre immagini custom e pubblicarle per esempio su Canister, che è un altro repository, o su Docker Hub, oppure se non vogliamo metterle disponibili al pubblico dove tutti quanti possono accederci, possiamo anche caricarle su uno storage privato. Recentemente AWS ha offerto lo spazio pubblico, ma anche lo spazio privato può essere utilizzato tranquillamente. Questo è un esempio di come ho configurato il mio WordPress, ormai 5.7.0 è passata, però come l'ho configurato. E questo è un Docker Compose semplice che può essere utilizzato tranquillamente in modalità Swarm. Quindi faccio il Docker Stack Deploy e ho il mio servizio up and running. Ovviamente mi devo configurare un ingresso al traffico e me lo sono fatto con Nginx. Prima ho testato Nginx, poi ho testato Traefik e ho scelto insomma la seconda soluzione perché era molto più carina, molto più interattiva, ha il riconoscimento automatico dei container, si collega direttamente al Docker SOC, quindi riesce a capire in tempo reale quali sono i cambiamenti dello stack e fa anche da load balancer con lo sticky session, così riesco a gestire meglio tutte quante le sessioni utente. Questo è la configurazione di Nginx che è utilizzato per gestire il load balancer. E ovviamente un problema scomodo è dover gestire poi i certificati. Quindi se
metto la terminazione SSL sul load balancer, mi devo anche poi gestire la generazione e il renewal di tutti quanti i certificati quando scadono. Quindi da lì si iniziano a fare tutte quante soluzioni abbastanza creative. E come posso gestirle, come posso fare il reload del certificato, come posso propagare tutti i miei certificati su più nodi, perché poi ovviamente il nodo di entrata è uno solo, però poi vanno propagati ovunque. E lì c'è un link che dà molti spunti a riguardo. Altra soluzione potrebbe essere Kubernetes, però è molto più complesso rispetto a un semplice Dockerfile che viene lanciato con Docker Compose, però offre molta più flessibilità e estendibilità, perché posso deployarlo ovunque, ormai tutti i cloud provider supportano nodi gestiti per Kubernetes, da DigitalOcean a AWS a Etzner, quindi ci sono tante soluzioni a riguardo. E ci sono anche dei modi per poter convertire i vecchi Docker Compose in configurazioni YAML per Kubernetes. Quindi perché non migrare direttamente subito a quello, visto che è questo il presente Kubernetes, e sicuramente sarà il futuro anche per un pochino. Ok, ridondanza del DNS, o meglio come gestire un fallback sul DNS. Spesso facciamo dei record aggiuntivi A, quindi più nodi inseriti dentro al pannello DNS, così che è proprio il DNS stesso a gestire il round robin e il load balancing. Però questo va una grande falla, che se un nodo va giù perdiamo il 50% del traffico. Quindi il DNS non sa, non ha conoscenza se il nodo è attivo o meno, raggiungibile o meno. Quando l'utente va sul DNS, fa la risoluzione di DNS e gli dice vai su questa IP, lui ci va e basta. Però se la macchina poi non risponde, perdiamo traffico, perdiamo utenti, quindi non è il massimo. Soluzione sarebbe aumentare o diminuire il TTL del DNS, quindi del record, però ha i suoi pro e i suoi contro. Un TTL più basso ti garantisce che la propagazione sia più frequente, quindi possiamo cambiare al volo il record DNS che non funziona più e metterci quello nuovo, ma fa più richieste, quindi vengono fatte più richieste a DNS, ed potrebbe essere anche un beneficio averci questa cosa del TTL più basso, in modo che possiamo cambiare velocemente su un nodo secondario. Ma dall'altro lato, avere un TTL più alto ci garantisce che se per caso il server DNS vada giù, è cacheato nella cache del browser o del service provider il record DNS, e quindi la risoluzione continua e avviene in modo trasparente, quindi non ci sono disservizi. Quindi averci un TTL più basso nel caso in cui c'è un down del server DNS è critico, poiché il traffico viene interrotto. Tendenzialmente la propagazione del DNS avviene dopo 24 ore, ma anche può raggiungere anche le 72 ore. Però spesso il TTL viene ignorato perché il service provider locale se lo cache e se lo cache magari per una settimana. Quindi anche se voi fate dei cambiamenti a DNS, può essere che il service provider se lo sia cacheato, contrariamente al TTL che avete specificato, e gli utenti non vedono cambiamenti fino a che non scade il tempo, e quindi questo potrebbe essere un problema. Averci un DNS secondario è sicuramente utile, poiché se il primo DNS per un qualsiasi motivo non è raggiungibile, la risoluzione viene fatta direttamente sul secondario. Quindi ci sono dei servizi tipo FreeDNS, DNS Simple, che permettono di gestire anche dei nodi secondari e automaticamente smistare il traffico sul secondario nel caso in cui c'è un problema. Altri servizi tipo Premium DNS, che è quello che ho utilizzato io in alcuni casi, garantisce 100% di uptime, perché loro
fanno in automatico il fallback sul secondario, quindi fanno tutto quanto loro. Però magari non vogliamo dare totalmente accesso e fiducia a un provider singolo. Se parliamo di ridondanza, è meglio distribuire più su più fronti. E come vi ho detto, per quanto riguarda il TTL, ho fatto dei test, quindi prima il DNS ha un time to live a mezz'ora, mentre Cloudflare spesso ha dei time to live sul name server a 6 ore. Quindi se un loro name server crolla ed è cacheato, voi state giù per 6 ore, mentre invece con Premium DNS è soltanto per mezz'ora, quindi si riduce la finestra temporale del disservizio. Altrimenti un'altra soluzione sarebbe: mi faccio in automatico lo switch del name server all'interno del pannello del registrar, quindi dove ho registrato il mio dominio gli cambio i due name server e metto un servizio nuovo che va a sostituire interamente quello che è in disservizio. Di solito non si presta mai molta attenzione alla ridondanza sul DNS, perché tendenzialmente non crollano mai, però mai dire mai. Ed eccoci arrivati alla tanto attesa slide sull'impatto sulla bolletta. Io spendevo circa mediamente un $5 al mese con una VPS di DigitalOcean, quindi nulla di particolare. Configurarla, diciamo, come extra setup non ci ho speso tempo, quindi era già pronta, quindi ore di setup sono pari a zero, quindi costo annuale $60. Vediamo come l'ho aggiornata. Ho fatto su 5 domini, ho messo un premium DNS, quindi $14.50 più o meno l'anno. La vecchia VPS costava $60 l'anno. Ho messo delle VPS aggiuntive per fare dei test con Etzner, costo $37 quasi l'anno. Lo storage su AWS per tutti quanti il file system, i backup e i dump, $26 l'anno. Ore di setup non lo so, qui è un po' un'incognita, perché diciamo che nel corso del tempo ho speso qualche ora al giorno in modo sporadico, non tutti i giorni, e più o meno si tratta di una settimanella di lavoro, quindi c'è un costo di setup magari non pari a zero. E quindi costo mensile tradotto più o meno $12 l'anno, $12 al mese. Voi però dite, però ne spendevi 5, adesso ne spendi 12, è più del doppio, però diciamo non necessariamente si traduce con un raddoppio del costo se effettuate queste operazioni sulla vostra infrastruttura, è molto variabile. Se voi avete già due nodi è inutile aggiungerne un altro magari, perché già avete ridondanza, quindi su quel fronte siete coperti e quindi siete a posto così, quindi non ci sarà un incremento sulle VPS, magari ci sarà un incremento da altre parti. Sicuramente un incremento c'è, ridondanza vuol dire duplicazione, quindi se si duplica si aumentano le risorse disponibili e vanno pagate. Quindi cerchiamo di ottimizzarlo, quindi ho fatto dei esperimenti vari tra Scaleway, DigitalOcean, Etzner, S3, LightSail, per cercare di trovare la mia dimensione nel quale mi trovassi abbastanza bene con un costo accettabile. E quindi diciamo che Etzner e DigitalOcean erano due spese maggiori, da qui si vede nel grafico la distribuzione, quindi DigitalOcean e Etzner erano quelli che impattavano di più sulla bolletta. Non tanto premium DNS, perché sono soltanto $12 l'anno, e tantomeno AWS, perché è lo storage dei dump e dei backup. E quindi una possibile ottimizzazione potrebbe essere ridurre i backup che venivano effettuati. Io facevo backup esagerati, facevo un backup orario, un backup giornaliero, un backup settimanale e un backup mensile. Quindi alla fine avevo 24 backup orari, 31 backup giornalieri, 12 backup settimanali, perché la retention era su 3 mesi, e sempre su 3 mesi facevo la retention dei backup mensili. Quindi avevo 70 backup. Su un sito piccolo non ha molto impatto, perché pochi mega, un 100 mega di backup compresso
non impatta. Però se avete già dei backup, dei database con giga e giga, e lì moltiplicati per 70 diventa un po' dispendioso. Io avevo giusto 3 giga di spazio su tutti e 70 i dump, quindi ok, per me è accettabile, me li tengo, non si sa mai. Un altro script che ho effettuato insieme a tutti gli altri è uno staticizzatore di siti. L'ho fatto con un VGET ricorsivo semplice che va a staticizzare tutti quanti i miei siti e li va a caricare su un bucket S3, così che possono essere erogati tramite configurazione sito statico. Questo può essere utile nel caso in cui perda tutti gli accessi al repository Git, quindi non posso più rideployare la mia applicazione da nessuna parte, oppure tutti i nodi sono irraggiungibili, il data center brucia, ho perso il database. In questo modo ho una copia statica del mio sito, uno snapshot, che posso erogare ai miei utenti, così che possono continuare a fruire tutte le informazioni che erogo normalmente. E basta switchare banalmente il DNS per puntare con CNAME alla versione di S3 e ecco fatto che tutto torna più o meno disponibile, a parte tutto lo scambio Ajax o interazione sessione utente, perché quello è sul backend e quindi essendo statico non c'è più. Però almeno Google continua a indicizzare contenuto che è valido, non veniamo penalizzati a livello di SEO e i nostri utenti sono contenti perché comunque possono accedere alle nostre informazioni. Quindi un'altra ottimizzazione che ho fatto è rimuovere DigitalOcean e mettere un nodo Etzner aggiuntivo. Quindi sono passato da un 96 dollari l'anno a un 86, quindi ho risparmiato 10 dollari l'anno. Per piccolo portafoglio ogni cosa fa. Quindi rimpiazzando DigitalOcean con Etzner mi ritrovo ad avere un mono cloud, quindi ho soltanto un provider e potrei incorrere nel vendor lock-in. Però siccome ho configurato tutto quanto con infrastruttura come codice, in qualsiasi momento posso switchare a un altro provider abbastanza facilmente, non gratis, però abbastanza facilmente, devo giusto riconfigurare le impostazioni del provider. E altra cosa, dato che dicevo che il DNS spesso è ignorato come ottimizzazione sulla ridondanza, visto che non ho applicazioni critiche, almeno per quanto mi riguarda, posso accettare, quindi accetto il rischio di un down sul DNS. Quindi mi posso risparmiare quei 12 dollari l'anno, che anche quelli, oltre ai 10 di prima, sono 22, piano piano si accumulano sulla bolletta e si riabbassa tutto quanto. Quindi, come dicevo, inoltre ho un credito su AWS, quindi anche i 26 dollari che spendo per tutti i backup, tutti quanti gli storage, per adesso sono tra virgolette gratis, poi inizio a pagarli, però al momento quindi sono passato da 112 dollari l'anno a un 88, che sono circa un 28 dollari extra, un paio di caffè al mese insomma. Però è accettabile per piccoli sitarelli, insomma è un buon compromesso per avere tranquillità mentale e star sicuro che tutto funziona e non crolla. Poi crolla sicuramente, però almeno c'è un po' di ridondanza. Quindi questo è il grafico del mio incremento. DigitalOcean è scomparso, spesa generale è aumentata da 60 a quasi 120, 112 più o meno, e Etzner è diciamo quello che non c'era ma ha aumentato di un 20 dollari più o meno rispetto al provider precedente, e AWS per me è praticamente invisibile al momento. Tutto questo si fa con delle configurazioni, quindi va gestito tutto quanto a livello di configurazioni. Spesso si fanno configurazioni manuali, i famosi Snowflake server, dove ogni server è a sé con configurazioni che nessuno conosce, nessuno sa, e tutti spaventati nel toccarli. Quindi evitiamo fin da subito, iniziamo a versionare tutte le configurazioni su il repository Git. Ci sono dei tool che ci aiutano, Terraform e Ansible sono i due principali che ho utilizzato e ci permettono di scalare facilmente e velocemente e in modo consistente, quindi tutte le macchine sono identiche una all'altra.
Nel caso in cui ci fosse un drift sulla configurazione, si possono riportare alla configurazione definita su YAML o su HCL, che sarebbe la configurazione di Terraform. Altri tool che possiamo usare sono Puppet, Chef, SaltStock, CloudFormation, CDK, dipende dal cloud provider che utilizziamo, quindi se vogliamo usare dei tool non vendor agnostic o dei tool che sono generici o specializzati. Diciamo che questo è un esempio su Terraform di come creare una droplet, una VM su DigitalOcean. È abbastanza semplice, è proprio uno snippettino conciso. E con questa cosa noi creiamo un server in Francia che ha una CPU, un giga di RAM, che utilizza la mia chiave SSH, quindi già in automatico non abilitiamo l'accesso root con password. Basta che copiate e incollate questo qui e voi avete la configurazione pronta. Altri esempi li ho riportati nel repository Git, quindi li trovate lì su vari provider, ci sono Scaleway, DigitalOcean, Etsner, quindi vari esempi da poter prendere ispirazione o copiarli perché magari avete proprio l'infrastruttura su quei provider. Questo è uno script di come configurare la macchina con configurazione di base su Ansible. Quindi faccio il provisioning della macchina, mi creo subito l'utente che mi interessa, che è un utente chiamato manager, e lo abilito nei Sudoers, configuro il log rotate, disattivo tutti i pacchetti d'entrata, lascio soltanto aperta la porta 22, solo sul mio IP, quindi se non sapete il mio IP non potete entrare. Anzi, se non avete il mio IP non potete entrare su questo server. Quindi questa è una configurazione che spesso è utile. Bloccare l'accesso alle VM sulla porta 22, quindi SSH, soltanto a determinati IP. Passiamo al Disaster Recovery Plan, quindi come affrontare un qualsiasi disastro, che in pratica è una lista di ricette che possiamo utilizzare quando succede un qualsiasi imprevisto. Dobbiamo iniziare a risponderci a delle domande in anticipo. Quali sono le mie debolezze? Quali sono i punti di fallimento? Che cosa succede se il DNS va giù? Possiamo switchare il DNS autoritativo a un altro provider? Cosa succede se un disco muore, non è più raggiungibile, si rompe? E se prendo un ransomware, cosa faccio? Ho possibilità di recuperare tutti i miei dati? Li ho testati i backup e come faccio a servire traffico a una versione staticizzata del mio sito? Tutte quante domande che, queste sono alcune, che possiamo porci e trovare delle risposte. Documentare, quindi redigere un documento che dice step per step cosa va fatto, così che quando succede un imprevisto non dobbiamo pensare, oddio, qual è il comando che devo lanciare? Chi è la persona che ha gli accessi ai backup? Non ho più la chiave. Come funziona il processo di decriptazione dei backup? Che comando è? Varie ed eventuali, però sono tutte quante belle e definite, così che con un copia e incolla semplice, quasi no brainer, posso recuperare la situazione. Quindi possibili punti di fallimento possono essere l'applicazione, può essere il network, può essere il data center, può essere un'inondazione, un terremoto, una guerra mondiale, quindi qualsiasi evento può impattare sull'applicazione o sul data center. E bisogna premunirsi per anche distribuire in modo geografico su più nazioni, quindi distribuire in più punti nel mondo in modo da avere continuità. Quindi dobbiamo definire due metriche principali, RTO e RPO. Sull'RTO dobbiamo definire qual è il tempo massimo per cui il disservizio è tollerato, quindi per quanto tempo voi e i vostri clienti, il vostro business possono sopportare un disservizio. Se il vostro disservizio è oltre il tempo stabilito, c'è una perdita importante che potrebbe essere di reputazione, economica, di dati, credibilità, qualsiasi cosa. Quindi qualsiasi cosa che va oltre il tempo definito per voi è un danno concreto.
quindi magari in applicazioni critiche come quelle della sanità o finanziarie, il tempo di recupero è molto basso, molto ristretto. Ovviamente poi c'è anche l'RPO che indica quanto tempo possiamo perdere i dati. Per esempio, se io faccio dei backup orari e la mia applicazione è critica, non mi posso permettere di perdere un'ora di dati, perché magari il flusso in entrata di eventi, il flusso in entrata di dati è talmente veloce che un'ora praticamente è tantissimo, soprattutto su operazioni finanziarie, quindi dove, per esempio, il mercato della borsa non si può permettere di perdere un'ora di dati. Ma nemmeno 5 minuti. Quindi questo fa capire come deve essere strutturata l'infrastruttura per rispettare questi due parametri. In base a questo va modellata l'infrastruttura per essere compliant con queste due metriche. Passiamo a come giocare con i provider vari. Quindi una volta che abbiamo tutto quanto configurato con l'infrastruttura come codice, ridondato e abbastanza modulare, possiamo aggiungere nodi, possiamo cambiare, andare sul multicloud, possiamo migrare totalmente su altre piattaforme e sperimentare, vedere la bolletta come varia, vedere le performance, magari conviene un nodo Etzner in Finlandia e uno in Germania, oppure, visto che il mio traffico magari è prevalentemente italiano, Finlandia è troppo lontana, magari ne faccio uno in Germania e uno in Francia, oppure uno direttamente in Italia. Quindi da lì uno vede come potersi muovere. E come dicevo, visto che abbiamo tutto quanto in container, potremmo migrare a Kubernetes, sperimentare. Perché no? Magari anche se non in produzione abbiamo un cluster Kubernetes, possiamo configurarcelo in locale, vedere come funziona, prepararci le configurazioni in modo che, dovesse mai succedere, possiamo deployare anche un cluster Kubernetes abbastanza velocemente su qualsiasi cloud. Quindi anche questo è parte del magari disaster recovery. La mia architettura al momento è su Docker Swarm, però ho anche clonato le configurazioni migrate a Kubernetes, dovesse mai essere che il mio data center bruci, migro direttamente a Kubernetes, non ricreo un cluster da zero su Swarm, così faccio un upgrade in caso di necessità. E come dicevo, quindi bisogna trovare qual è la dimensione che va bene per voi. Ogni caso è diverso, ogni infrastruttura è diversa. Magari voi non volete il lock-in, o magari vi va bene restare bloccati su un singolo provider. Sperimentate, vedete tante cose, giocate, dedicate magari, che ne so, un paio di ore a settimana in cui provate a buttare giù l'infrastruttura, vedete come reagisce, un po' di chaos engineering, e questo vi dà sensibilità su quando succederà un disastro, un qualsiasi disastro. Quindi prevederli in anticipo, gestirli, saperli gestire è un grande punto di forza e partite già avvantaggiati. Quindi potete usare qualsiasi provider, non serve per forza usare i big player tipo AWS, Google Cloud, Azure, ma ho avuto esperienze anche su Contabo, TransCP, Scaleway, provider magari minori, tipo FlareVM o altri, quindi non c'è un provider che è meglio degli altri, ci sono esigenze diverse e ogni esigenza va indirizzata nel modo corretto. Non bisogna per forza fissarsi su io sono certificato AWS, faccio solo AWS perché AWS è quello che mi piace e il mondo va in quella direzione. No, andate nella direzione in cui volete andare, quella che ritenete più giusta, e quindi usate anche strumenti che vi consentono di ridurre anche la bolletta, perché no? Questo è quanto, grazie mille a tutti quanti, spero che vi abbia dato spunti utili su più fronti. Qualora avete domande, sono qui a disposizione, quindi sparate pure. Ha molti più benefici rispetto al simpo. Continuiamo con troppi erogata. Almeno i clienti. Pausa, Fabio, pausa, pausa.
Fermi, non andate via, c'è la clip finale, mi sono dimenticato una slide, possiamo trattarla come quella delle clip dei film della Marvel, alla fine, dopo i titoli di coda, c'è sempre un contenuto extra. Il mio contenuto extra che vi voglio dare oggi è due piccoli regali. Un ebook, quindi l'ebook che ho scritto in versione gratuita, potete scaricarlo da Leanpub. E lì ci sono molte più spiegazioni, molta più documentazione, link di approfondimento su come poter configurare vari aspetti dell'infrastruttura e extra link il repository di GitHub dove ho messo tutti quanti i sorgenti dei vari esperimenti che ho fatto e della mia infrastruttura al momento attuale. Quindi potete andare lì, copiare e incollare, MIT license, quindi andate, copiate, divulgate e sperimentate. Ciao a tutti! Signori, persino i blooper e l'after credits, che poi siamo a livelli professionali, proprio Uber. Non era registrata, assolutamente. No, no. Grande Fabio, complimenti. Grazie. Bravissimo, sempre un picco veramente super interessante. Allora, vediamo di recuperare le domande che sono passate nella chat. Ah, beh, io ho scritto una fantastica. Un sacco di typo. Ok. Ho visto che questi è resync senza il meno diritto, quindi praticamente quindi, vabbè, elaboro un po' la domanda. Mi immagino che ti troverai quindi delle cose in più nel backup che non hai in locale, e quindi mi chiedevo se questo non potesse essere un problema quando fai un ripristino perché ti trovi roba che invece è stata cancellata. No, 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 assolutamente, hai ragione. L'rsync senza delete fa soltanto aumentare la cartella di destinazione con tutti quanti i file che sono stati cancellati nel corso del tempo. Quindi averci un meno delete fa sì che sia effettivamente la copia dell'origine nella destinazione. Quindi sì, è una dimenticanza. Vediamo un Nell'attesa che qualcun altro si esponga, io ne ho una. Non me la so appuntata, maledizione. Ah, ecco, all'inizio tu hai cominciato tutta la storia parlando ovviamente dei single point of failure. Quindi la mia domanda è, se io guardo il mio stack, come faccio a identificarli in modo da andare mirato su di loro a cercare di porre rimedi per evitare disastri? Ok, allora, qualsiasi punto dell'applicazione che non è duplicato è di per sé un potenziale single point of failure, quindi di solito il load balancer che non è ridondato potrebbe essere un punto di fallimento, e soprattutto se è l'unico nodo che è riportato nel DNS, quindi dovesse mai essere che crolla il singolo bilanciatore, il traffico di entrata del sito è praticamente pari a zero. Quindi spesso si affianca un altro nodo con magari un keep alive per fare il ping pong dell'indirizzo IP pubblico, così che dovesse mai essere che un nodo del bilanciatore venga meno, ce n'è un altro che prende in carico tutto il traffico in entrata. E altri modi per poter gestire e poter identificare i single point of failure possono essere magari dei game days, quindi magari una volta al mese si dedica una giornata di gruppo a cercare di spegnere a caso, o magari studiando un pochettino come è fatta l'infrastruttura, determinati punti dell'applicazione o dell'infrastruttura. Quindi che succede se spengo un Chaos nodo? Monkey di Esatto, chaos engineering. Netflix, se non sbaglio. Esatto. Cosa succede se spengo un nodo del database? Il resto del cluster riesce a tollerare il traffico? È ben distribuito? E che cosa succede se magari ho un bilanciatore sul traffico in entrata del database? Quindi se c'è anche lì un punto di smistamento del traffico, che succede se viene saturata la banda? Che cosa succede se magari oppure un nodo dello storage distribuito non è raggiungibile? Quindi bisogna un attimo giocare un po' con i vari componenti e capire come reagisce il sistema in base a determinati input singoli che Quindi date. farli venire fuori, secondo me, farli Farli venire fuori emergere.
farlo emergere prima che sia troppo tardi, prima che vi arrivi un DDoS sull'infrastruttura e voi non sapete se è il database che non lo regge, è il server web che non lo regge. E quindi così uno riesce a identificare precisamente qual è il vero punto di fallimento. Sicuramente ce ne sono più di uno, perché potrebbe anche essere che l'infrastruttura ne abbia più di uno. Farli emergere tutti subito fa sì che almeno sappiate qual è il punto di fallimento su cui state lavorando. Chiarissimo, grazie. Ragazzi, non fate timidi, se avete domande Fabio è qui apposta. Mi sembra che è passato qualche cosa nel chat, ma forse era più... erano più commenti che domande, esatto, se non sbaglio. Commenti su guerra tra Kubernetes e Docker. Ah, Kubernetes è di sicuro più complicato, quindi proprio senza ombra di dubbio, non ci sono questioni, è più complicato, è molto più di configurazione di fino sullo YAML, quindi c'è poco da poter smanettare, è tutto YAML, quindi... però dall'altro lato ha una potenza perché essendo poi più enterprise come sistema è proprio su un altro livello, quindi la complessità è proprio intrinseca del prodotto stesso. Chiaro, chiaro. Un'altra cosa, tu sei partito ovviamente con l'idea di un budget molto ridotto. Poi sei andato a salire perché per forza di cosa, per metterti al sicuro, sei stato costretto a spendere di più. Ma se io non avessi quel budget, cioè nel senso, il mio cugino che fa i siti web per la pizzeria e vuole mettere al sicuro con pochissimo budget i suoi sitarelli, c'è modo? Allora, oppure sicuro... stacce? No, c'è sempre, diciamo, una soluzione B su cui poter ripiegare. Sicuramente avere tutta l'infrastruttura versionata su repository Git, quindi con Infrastructure as Code, è sicuramente proprio la base di tutto. Quindi c'è un minimo di lavoro che va fatto, ma non ha un costo, tipo un costo su una subscription o su servizi che vengono pagati, è tempo che uno spende per poter configurarlo. E questo fa sì che tutta quanta l'infrastruttura può essere ricreata da zero semplicemente lanciando un comando. Quindi dovesse mai essere che l'intera infrastruttura viene distrutta, quindi svanisce nel nulla, si rilancia il comando e riviene generata totalmente da zero fino al momento in cui è stato scritto il codice per l'applicazione o per l'infrastruttura. Altra cosa che potrebbe essere sicuramente utile è avere almeno un backup offline sia di dati sia che di file, quindi storage e database. Non dico averceli online, ma almeno un backup pronto per poter ripristinare la situazione, perché se non si ha un backup è praticamente persa tutta quanta l'applicazione. Devi ripartire da zero in pratica. Hai anche, sì, i file applicativi, ma praticamente è come se avessi perso tutti gli utenti, tutti quanti i dati. Quindi... consiglierei sicuramente di salvarsi un backup locale su hard disk esterno, magari almeno una volta al giorno. E quindi anche dal laptop fate un cron che vi scarica il backup e almeno vostro cugino non perde i clienti della pizzeria. Grazie. A me è venuta in mente un'altra domanda, Fabio. Era quando tu a un certo punto facevi vedere una configurazione di un server che aveva solo una porta aperta di SSH solo sul tuo IP. Sì. Il mio dubbio è, non rischi che poi il punto di fallimento diventi tu? Nel senso, che succede se tu non hai più quell'IP? Perché, non so, qualsiasi motivo, il tuo provider te l'ha segato, ti è morto il router, sei da un'altra parte... Sì, mi è successo, spesso, il router si resetta, ho IP dinamico, oppure provo ad accedere dal cellulare su una rete cellulare, quindi da un'altra parte, e quello che faccio tendenzialmente è la sicurezza prima, quindi se mi si cambia l'indirizzo IP vado sul pannello del firewall, quindi la mia configurazione del firewall non è sulla macchina, ma è sul pannello del provider cloud. Quindi
il blocco posso tranquillamente aggirarlo entrando con le login e password sul pannello di amministrazione, vado sulle impostazioni firewall e mi aggiungo il nuovo indirizzo IP o lo sostituisco nel caso in cui sia stato aggiornato. Se invece avessi IP tables sulla macchina con l'IP, lì è perso. È successo anche quello, quindi mi sono tagliato fuori. Quindi da quel disastro hai imparato di gestire la cosa. Tranquillamente, esatto. Però, amico che va sulla macchina fisicamente, non entra... No. Però nel caso in cui vi tagliaste fuori con i IP tables, c'è sempre la console di ripristino. Quindi spesso i cloud provider hanno la console, quindi vi si apre quello schermetto nero, mettete username e password, sempre che non avete scelto delle password che non sono con caratteri troppo particolari, esatto. E entrate dentro, resettate IP tables e potete rientrare. C'è una domanda di Guglielmo che ci chiede cosa succede se non hai rete. C'è un Fabio ridondato? E quindi cosa succede se non ho rete? C'è un Fabio ridondato? No, sono io il single point of failure in questo caso. Non ho... Bellissima l'osservazione di Guglielmo. No, no. Bus factor uguale a 1. Purtroppo. Su questo ancora non ho lavorato sullo sdoppiarmi. Beh, diciamo stai lavorando per far crescere la tua famiglia, quindi potresti indottrinare tuo figlio a... Esatto. Immagino che poi in un ambito magari lavorativo, ovviamente, si spera che uno fa dei colleghi preparati per... Che ti parla, assolutamente. Di solito quello che faccio è mi faccio un file key pass con tutte le password e lo condivido su Google Drive, per esempio, con gli altri colleghi, così che dovesse mai essere che sto male, possono comunque operare sull'infrastruttura. Quindi questo è sicuramente utile, condividerle con altri. Bene, Andrea, intanto tu, confido che tu stia preparando intanto, Andrea, la nostra ruota della fortuna, in background, bravissimo. E se non ci sono altre domande, io direi che possiamo chiudere la registrazione, quindi salutare chi sta a casa, siamo tutti a casa. Oh.